Attenzione, questo video contiene per forza di cose dello spoiler, che è indispensabile per far capire allo spettatore il sequel del film. La terza parte, infatti, ho deciso di chiamarla Independence Day 3, la resa dei conti. Attenzione 2, questo video è un riassunto ipotizzato da me, incluso il titolo, di come possa procedere il film, ma siccome non sono un regista professionale e non dispongo degli effetti speciali che si hanno ad Hollywood, le qualità delle immagini sono un po' quello che sono. Buon divertimento! Se nel 1996 in Independence Day originale è arrivata una nave spaziale con i dischi che si sono posati sulle varie città, in Independence Day 2 arriva un'unica grande nave che si posa come una mosca sulla Terra e si chiama IDR Mothership o Reaper, letteralmente mietitore. Questo disco ha un diametro di 4.750 km e si mette a trivellare per estrarre il nucleo. Fanno così per estrarre l'energia del pianeta. Harvester, il nome di questa razza aliena. Come ha fatto l'uomo a sconfiggere questa astronave o a sconfiggere la regina? Non ve lo posso dire perché sennò creo molto spoiler. Sta di fatto che anche questa volta gli alieni tornano con la coda tra le gambe. E però, da come si capisce, vorranno tornare in futuro per riprovare di nuovo a conquistare il nostro pianeta. Se inoltre, in questo secondo sequel, l'uomo ha trovato un'arma ancora di salvezza, ovvero la cosiddetta sfera, che ha spiegato che lei è venuta per salvare le persone sulla Terra e che c'è un pianeta lontano dove si rifugiano tutte le razze aliene che sono state sconfitte dagli Harvester per poter, in questo pianeta li addestra per poterli sconfiggere definitivamente. Inoltre questa sfera ha una tecnologia superiore che gli Harvester non hanno e per quello che è tanto temuta da questi alieni mietitori. E questo praticamente, e questa tecnologia verrà insegnata anche a noi umani. Questo praticamente è in soldoni come si presenta Independence Day The Resurrection, ovvero la rigenerazione. Per chi vuole per maggiori dettagli andate a vedervi il film, o in alternativa chi vuole avere lo spoiler, sapere come l'uomo è riuscito a sconfiggere nuovamente gli alieni e maggiori dettagli, può scrivermi in privato nella mail che ho qui sotto in descrizione. Questo era per quanto riguarda il film Independence Day 2. Grazie alla sfera, l'uomo ha imparato delle nuove tecnologie. Infatti siamo in grado di teletrasportarci e difatti ha creato anche delle navi spaziali in grado di fare dei wormholes, che sono appunto dei cunicoli spazio-temporali che per raggiungere delle parti remote dell'universo che altrimenti ci impiegheremmo anni luce. Il teletrasporto infatti è tecnologia superiore di cui gli Harvester sono sprovvisti. E inoltre la sfera ha dichiarato anche coordinate del pianeta rifugio che si chiama Lifeline, letteralmente ancora di salvezza. Tuttavia l'uomo non è mai stato su quel pianeta. In compenso sono state stivate in un hangar sotto la crosta lunare delle astronavi gigantesche, ovvero 8 navi, ognuna delle quali è grande 80 km di diametro. E queste navi ovviamente sono in grado di teletrasportarsi istantaneamente su Lifeline. Come detto prima, siamo sì riusciti a creare il teletrasporto, ma a causa dei costi elevati sono usati solo come mezzo pubblico e in caso di emergenza. Infatti sono programmati per collegarsi direttamente all'interno delle navi saluppe in caso di un terzo attacco da parte degli Harvester. Di questi teletrasporti ce ne sono diversi in ogni città affinché almeno tutti i civili si possano salvare. L'uomo ha inoltre colonizzato Marte con una base come quella che c'è stata sulla Luna durante il secondo Independence Day. Questa volta la base è molto più grande e ramificata e da qualche sol, che è il giorno marziano, la nostra base ha captato con una parabola delle onde telepatiche, anche se si è capito al volo che non sono normali onde radio che viaggiano nello spazio,
l'uomo non è stato in grado di decifrarle e comunque si è capito che sono dei messaggi alieni. Una volta inoltrato questo messaggio all'Area 51, con l'aiuto della sfera si scopre che è da parte degli Harvester e che tra l'altro non era neanche rivolto a noi, ma in realtà comunicavano tra di loro e la base su Marte ha intercettato il segnale. Il contenuto è che gli Harvester non solo hanno pianificato di invadere nuovamente la Terra, ma addirittura colonizzare l'intero sistema solare, incluso Plutone, anche se non è più un pianeta. Poverino. Nel messaggio, inoltre, si apprende che l'astronave IDR Mothership, quella che nel 2016 ha tentato di estrarre il nucleo della Terra, si poserà come una mosca su Marte per estrarre il nucleo e quindi accumulare energia. Poi si avvierà verso la Terra, seguita da altre due navi regine identiche ad essa. In tre estraeranno il nucleo del nostro povero pianeta. Nella seconda parte del messaggio si apprende che la Terra sarà accolta anche dalle astronavi minore IDR Mothership, stavolta 10 uguali a quella che è giunta nel lontano 1996. E stavolta, come allora, lascerà i dischi da 25 km, chiamati i cosiddetti City Destroyer, per riempire gli spazi coperti sul globo dalle tre navi Harvester. Questa notizia è arrivata alla base su Marte e tutti i civili sono stati fatti tornare sulla Terra, mentre i militari si preparano ai cannoni al plasma per cercare di fermare l'astronave Harvester, che già si vede in lontananza dall'osservatorio della base. A questo punto i militari hanno lanciato dei droni spaziali cariche di bombe a fusione fredda, di cui una sola di queste sprigiona 50 volte l'energia della bomba Tsar, la bomba atomica più potente sul pianeta conosciuta in questo momento. In tutto ci sono 10 droni, di cui ognuno ha agganciato 10 bombe a fusione fredda, per un totale di ben 100 bombe. Ma una volta sganciate contro la nave regina, quest'ultima ne ha neutralizzate 95 con dei laser che escono dalle zampe, e le 5 che sono andate a schiantarsi sono esplose contro lo scudo dell'astronave stessa, senza neanche scalfirla. Per salvare Marte adesso non ci sono possibilità, dunque la base è stata evacuata per poi essere distrutta durante l'atterraggio dell'astronave. Adesso è già pronta per trivellare il nucleo e impiegherà soltanto 4 ore per farlo, dopodiché raggiungerà il vero obiettivo, ovvero la Terra. Tutti i civili che sono venuti al corrente della cosa si sono teletrasportati alle salupe sulla Luna. E grazie alla sfera, nell'area 51 si scopre che gli Harvester dapprima vogliono conquistare e sterminare l'umanità, così che nessuno metterà i bastoni tra le ruote durante la seconda fase, ovvero la colonizzazione dell'intero sistema solare. Da soli non ce la faremo mai a contrastarli stavolta, ha gridato uno scienziato. E poi ha chiesto alla sfera se avesse qualche asso nella manica, e la sfera ha detto che infatti noi esseri umani da soli non saremmo in grado di contrastarli questa volta, perché sono troppo tanti come quantità numerica. Però possono raggiungere Lifeline per poter radunare tutte le truppe dei sopravvissuti e fare una battaglia prima che raggiungessero il nostro pianeta, perché se gli Harvester raggiungono la Terra questa volta siamo fottuti. E così scienziati dell'Area 51 sono saliti su una nave caccia che chiamata Clark è in grado di fare dei balzi spaziali, e in giro di un'ora e mezza sono già Lifeline, che tra l'altro si trova sulla galassia più distante a noi nota, per la precisione su uno dei bracci in periferia della galassia stessa. Si scopre inoltre che sono una trentina gli alieni sopravvissuti e che si allenano per sconfiggere gli Harvester una volta per tutte. Questi alieni sono provenienti da pianeti simili alla nostra Terra e simili appunto anche a Lifeline. Uno degli scienziati ha chiesto alla sfera il perché gli Harvester continuano a conquistare e non si sono fermati a un singolo pianeta. E lei ha risposto che per gli Harvester questi pianeti erano troppo piccoli e servivano solo per rifornire le loro astronavi. Però distruggendo il nucleo si perdeva atmosfera per un anno e tempo sufficiente per uccidere la vita sul pianeta.
Per poter colonizzare un pianeta hanno bisogno che questo sia grande almeno quanto Giove e che abbia le caratteristiche simili alla Terra. Dopo un'ora e mezza, l'astronave Clark e tutta la flotta degli alleati si sono teletrasportati tra Marte e la Terra per affrontare la nave Harvester, che nel frattempo ha già prosciugato il nucleo di Marte e quindi anche lui ha perso l'atmosfera. Grazie ad un laser al plasma, gli alieni sono riusciti a intrappolare l'astronave Regina, ma appunto la Regina stessa non si arrende. Dopo una battaglia è riuscita a prendere la sfera e a scoprire dove è Lifeline. Non solo la Terra e il Sistema Solare è a rischio, ma ben tutte le specie sopravvissute. Alcuni esseri umani, con l'aiuto degli alleati, riescono ad entrare nell'IDR Mothership e hanno messo nel cuore della nave un ordigno ad antimateria, comandato a distanza da un radiocomando. Questo ordigno è talmente potente che se esplode sarebbe in grado di polverizzare il nostro pianeta in una frazione di secondo. Ma prima della detonazione riescono a teletrasportarsi in una sala di comando e quando l'alieno Harvester è andato al bagno, e sì, anche loro hanno bisogno di... devono fare i loro bisognini, hanno lasciato la sala a comandi vuota e appunto l'uomo con l'aiuto degli alieni è riuscito a rubare l'hard disk contenente le informazioni sulla nave Harvester, il loro pianeta d'origine, incluse le coordinate spaziali. E una volta usciti dall'astronave e fatta detonare col telecomando, sulla Terra è stato decodificato il contenuto e si è scoperto che il loro pianeta d'origine è al centro di Andromeda, la galassia più vicina a noi. E l'unica soluzione per sconfiggerli definitivamente, stavolta, è una guerra intergalattica a casa loro, perché altrimenti continuerebbero a invadere la Terra. E stavolta conoscono già anche le coordinate di Lifeline. Dunque, una volta teletrasportate metà esercito mondiale e tutta la flotta degli alleati, si scopre che il loro pianeta, chiamato Harvester Planet, è due volte più grande di Giove e orbita intorno a una gigante rossa. Tutte le astronavi sono in mobilitazione e grazie alle onde telepatiche si è capito che appunto vogliono andare sulla Terra e su Lifeline, che per fortuna che la flotta degli alleati è arrivata in tempo. Durante la battaglia, degli alieni alleati hanno scoperto come funziona il linguaggio informatico degli Harvester, analizzando l'hard disk rubato, così da creare un potente virus che porta all'autodistruzione simultanea di tutte le astronavi Harvester. E una volta creato questo virus e caricato su una normalissima chiavetta USB, un eroe umano, con l'aiuto di uno degli alieni sopravvissuti, grazie ad un caccia entra in un'astronave Harvester qualsiasi, anche se in questo caso si tratta di una FAT Mothership, che tradotto in italiano vuol dire appunto astronave madre grassa. Infatti è una delle navi più grandi che hanno, e si tratta di una sfera grande 2/3 di Giove. Difatti, per raggiungere la sala comandi sono entrati con questa astronave caccia in grado di teletrasportarsi proprio lì. E una volta sconfitte alcune sentinelle con i fucili anti-Harvester, l'uomo ha inserito la chiavetta nel computer e inoltrato il virus a tutte le astronavi Harvester, che nel giro di soli 10 minuti sono state contagiate. E dopo aver premuto il pulsante rosso di autodistruzione, tutte le astronavi Harvester esplodono simultaneamente. Kaboom! Sì, anche quelle partite per la Terra. I capi delle nazioni Harvester però non si arresero facilmente e sono partiti direttamente con i loro caccia, in tutto 100, ovvero ognuno per ogni nazione. La battaglia termina col fatto che gli alleati hanno abbattuto tutti e 100 i caccia e si è scoperto, tra l'altro, che il popolo Harvester sul pianeta viveva in schiavitù e non potevano sconfiggere neanche i tiranni, questi tiranni assettati di sangue. Ora che i capi potenti sono stati sconfitti, tutto ciò che hanno sempre voluto gli Harvester sul pianeta, il popolo Harvester, è di vivere in pace. E adesso hanno l'occasione di farlo. Tutte le armi e le astronavi sono state distrutte e da soli non possono più partire per conquistare altri pianeti. Quando l'umanità intera ha saputo la notizia, c'è stata un'ondata di gioia ed euforia. E tutte le persone lasciano le scialuppe all'interno della Luna per tornare sul nostro ben amato pianeta.
non solo il nostro sistema solare è salvo, ma l'intero universo. E le altre 30 specie possono tornare a colonizzare i loro pianeti d'origine e negli anni a venire, con l'aiuto dell'umanità e degli alieni alleati, si crea una rete internet in tutto l'universo, chiamata per l'appunto Cosmonet. Ora tutti vivranno per sempre felici e contenti. Fine.